L'obesità è una malattia potenzialmente mortale, riduce l'aspettativa di vita di 10 anni, è causa di disagio sociale e spesso, tra bambini e adolescenti, favorisce episodi di bullismo. Suona forte la denuncia di Paolo Sbraccia, presidente Società Italiana dell'Obesità, in occasione della Giornata Europea dell'Obesità del 21 maggio. In Italia 22 milioni di persone sono in sovrappeso e 6 milioni sono obese, con un incremento di circa il 10% dal 2001. Questo si traduce in un costo annuo per la sanità pubblica di ben 22,8 miliardi di euro, dei quali il 64% in ospedalizzazioni. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si stima che negli ultimi 35 anni le persone obese siano triplicate in Europa. Per Ranieri Guerra, direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, il problema riguarda anche l'ormai cronica carenza di movimento fisico, che riguarda il 16% dei ragazzini e oltre il 60% di anziani. Ma il vero dato nuovo è che l'obesità comincia a essere una malattia della povertà, perché è collegata al cosiddetto cibo spazzatura. La situazione in Italia è molto complessa, come lo è d'altra parte in molti paesi occidentali, anche nei paesi del sud del mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato un quadro, diciamo, chiaro con i continui rapporti che stila e che invia ai paesi membri, in cui evidenzia la crescita annuale soprattutto dei bambini, della popolazione più giovane, che è sempre più in sovrappeso e obesa. In Italia abbiamo avuto questo dato molto recente proprio dell'Istat, che proprio in queste ore è stato diffuso, per cui gli italiani e i giovani sembra che gli italiani e i giovani, in particolar modo negli ultimi 20 anni, consumano comunque più frutta e verdura rispetto agli anni precedenti e fanno più sport. Però la cosa, diciamo, che deve far riflettere è che negli stessi anni in cui l'aumento del consumo di frutta e verdura c'è stato, e comunque c'è stato anche un aumento dell'attività sportiva, abbiamo avuto un aumento anche del sovrappeso e dell'obesità. Cioè, siamo arrivati in Italia ad avere una situazione paradossale, per cui veramente potremmo avere rispettando semplicemente quelli che sono un po' le indicazioni proprio della nostra dieta mediterranea, potremmo avere una salute una salute di tutta quanta la popolazione, e invece ci ritroviamo ad avere un bambino su tre in età scolare ad essere in sovrappeso oppure obeso, e siamo tra i primi posti in Europa. È una situazione abbastanza allarmante. Rispetto ai dati Istat, che sembrano quasi andare controcorrente, no? Perché sembrano darci un quadro che potrebbe sembrare positivo, incoraggiante, quello che possiamo dire è che ci sono già stati degli studi anche negli Stati Uniti, dove ovviamente il problema dell'obesità è molto diffuso, e questi studi hanno dimostrato che ad esempio l'aumento dell'attività fisica o una semplice indicazione di mangiare sano e di una semplice educazione alimentare non è sufficiente quando non viene modificato l'ambiente in cui si vive. Infatti l'OMS parla di ambiente obesogeno, cioè di ambiente che spinge le persone, in particolar modo i giovani, a mangiare del cibo spazzatura. Il cibo spazzatura è un cibo che ha un alto contenuto di grassi, di zucchero e di sale, ed è un cibo che crea dipendenza. Crea dipendenza e viene, attualmente è molto accessibile, cioè si trova ad un costo comunque basso in qualunque luogo dove noi ci troviamo. Se andiamo in un bar, andiamo in un supermercato, andiamo anche in una scuola, no? Cioè, se noi andiamo all'interno delle scuole vediamo che i distributori sono distributori di cibo spazzatura. Se andiamo a prendere un treno ci possiamo fermare, prendere uno snack, è difficile che riusciamo a trovare qualche cosa che assomigli alla frutta fresca o a uno yogurt magro. Quindi diciamo che la situazione è molto complessa, e noi volendo ricordare questa giornata europea dedicata all'obesità, come VASSO, come associazione ambientalista, abbiamo voluto proprio dedicare la nostra giornata nazionale Mangia Sano proprio a cercare di riflettere su quali possono essere gli interventi, le misure da proporre.
essendo un'associazione ambientalista, ovviamente noi siamo esperti, diciamo, nel fare informazione, nel sensibilizzare le persone, nel renderle più consapevoli, e quindi abbiamo diciamo, ci siamo interessati in questa campagna, in questa edizione, in questa 11ª edizione della Giornata Nazionale Mangia Sano, ci siamo occupati di educazione alimentare.